Qua hanno fatto pratica del poligono. Sì. Tiro al volo. Cosa? C'era il cartello che c'era il tiro con il piattello. Quando si stufano di sparare i cartelli, passano i piattelli. Ho fatto anche la rima. Adesso sono più scemo di prima. Qua ti meritavi, una suoneria con i grilli. Siamo tornati sulla SP11, un cavallo. Oh, un cavallino! Io la sai sono. Cosa? Io la sai sono. Vedo il mare col binocolo. Beh, noi da Magenta manco con quello. Beh, hai ragione. Allora, dobbiamo andare verso Jerzu. Jerzu? Perdas de fogu. Sarà pietra di fuoco. C'era un ragazzo che ha chiesto quando è che andavamo a Jerzu. Ah, oggi. Oggi. Si può alzare la musica? Prova, curve veloci. Verso Jerzu. Figo, molto figo. Abbiamo perso più di un'ora ad andare a vedere una cascata che non esisteva, ma a parte questo tutto bene. Wow. Si scanna prepotentemente, eh? Senti l'aria tra i capelli blu che puzza di patumiera. Madonna, sto rettilineo qua. Manco in Fast and Furious. Che figo! Madonna, quanto lungo! Sì, occhio, perché a me quei rettilini qua in mezzo al niente così mi puzzano sempre un po', eh. Ti puzzano di laser? Sì, soprattutto col limite dei 50. Ma che... quanto c***o divertente! Bellissima! Che bella curva! Ah, siamo arrivati tipo in altura! Eh? Siamo tipo arrivati sul passo, se possiamo chiamarlo così. Wow! Guarda, siamo dove ci sono le antenne! No, le ventole! Le paleoliche! Le paleoliche! Ma quindi il paese non c'è? Sarà più avanti. Dobbiamo rimanere per 32 km su SP13. Ah. Qua hanno fatto pratica del poligono. Sì. Non so quanto siamo in alto, ma siamo molto in alto. Oh, ma guarda quante ce ne sono in giro di paleoliche, un sacco. È un parco eolico praticamente. Beh, in effetti di aria ce n'è. Sì. Ho un po' sete. Anch'io. Dai, beviamo mica. È tosta, se no. Allora, fans, ci sono 29 gradi. È che è un clima abbastanza secco e mi si secca di brutto la gola. Poi con tutta quest'aria qua, cioè, i cespugli si muovono tanto, eh. Si sente proprio che ti spinge indietro. Guardate le pale come girano. Queste sono ferme. Queste sono ferme, sì. Mi fanno sempre un po' paura queste robe. Guarda che ci sono animali in mezzo strada. Ma sono sul bordo, a dire la verità. Stai attento. Sono mucche. Oh, le mucchine. Ma che cazzo? Ma mi ha cagato addosso qualcosa? Ti ha cagato addosso qualcosa? Non lo so, ho sentito. O mi ha cagato addosso qualcosa, mi è arrivata acqua da qualcosa, da qualche parte. Aspetta che adesso ci fermiamo bene e controlliamo. Fermo qua? Sì. Non scendere dall'asfalto, eh. Qua avete avuto qualcosa? No, non c'è niente. Non c'è acqua? No. Niente. Zero. Oh, non c'è nulla. Moments later. Eccoli, ci siamo fermati un attimo a bere e a cambiare le batterie. Siamo qua in cima al parco eolico di Jerzu. Là c'è anche l'osservatorio astronomico.
E là in fondo, che non si vede perché c'è un po' d'afa, ma c'è il mare. Comunque le strade sono veramente una figata. Cioè ci stiamo proprio divertendo. Ci sono un sacco di pale. Stanno girando le pale, che è un po' diverso da quando ti girano le palle. Una L a volte fa la differenza. More moments later. Bene, sosta beveraggio fatta. Andiamo verso l'infinito e oltre. E oltre. Sempre oltre. Qualche difficoltà tira su tutto quel letto. Maledette gambe corte. Appena entriamo perché arriva un pullman. Guarda qua le pale. Wow, sono un sacco. Comunque mancano 52 km a dove dobbiamo andare. Stai facendo da tappo al pullman, eh? Ah, no no, vai vai. Che è arrivato subito. Madonna che vento! Che vento della Madonna, eh! Ecco perché hanno fatto le pale eoliche. Pensa se arrivasse un uragano che le stacca e precipitano. Dove vanno? Io non lo so. Beh, comunque questa SP15 molto disabitata. Sì, sono gigantesche. C'è un ragazzo che mi ha commentato un video di TikTok dove eravamo a San Gottardo con le pale eoliche, dicendo che il parco eolico da San Gottardo è costato 32 milioni di franchi. E ha fatto un rapido calcolo di quanto costa l'energia in Svizzera, eccetera. Ha detto che più o meno in 6-7 anni rientrano dell'investimento. Flashback. Sì, beh, l'ha detto l'urbanistica di sta zona qua, secondo me si droga. Cioè, va bene l'energia pulita, ma cioè, già i tralicci prima c'è un cagare. In più adesso pure le pale, boh, non lo so. Bene, fans, pranziamo sotto la pala? Magari si stacca, ci decapita. End of flashback. Tiro al volo. Cosa? C'era il cartello che c'era il tiro con il piattello. Quando si stufano di sparare i cartelli, passano i piattelli. Ho fatto anche la rima. Adesso sono più scemo di prima. Qua ti meritavi una suoneria con i grilli. Ah, ok. All'esterno? Guarda che curva, non finisce più. Della Madonna, veramente, ed è una provinciale questa. Ah, sarà questa Yerzu. O è per das de fogu. Cosa? È Yerzu o è per das de fogu? Ricordo mondiale della longevità familiare. Ah, per das de fogu. Per das de fogu, l'ho detto giusto. Cos'è, che muoiono più tardi? Eh sì, a parte che sarà per das de fogu. Con questa bella cantilena, eh? Questo è il bel paese delle capre, eh? Stiamo scompigliando il tranquillo habitat naturale. Torno davanti io così, seguo il navigatore. Sì. Bestia, che vento! Madonna, mi è sposta la moto. Cos'è la bora? Ora è monsone e maestrale insieme. Beh, c'è di buono che non puoi dire mi manca l'aria. Cioè, fa caldo, perché fa caldo. Ci sono 29 gradi. Però pensavo peggio. Dice che mancano 39 km, un'ora e un quarto. La Madonna. Mi sembra un po' eccessivo. Guarda come la passa in rettilineo. Non è vero, si affianca?
Madonna che vento! Guarda com'è piatto l'orizzonte. Sì. Oh Luna, c'è un ghirigori qua davanti assurdo, eh. Basta che siano curve veloci. Che mi gansano, eh. Venga, questa qua è la parabolica di Monza. Madonna. Che strade, ragazzi, che strade. Ma veramente pazzesche. Pazzesche. Meno male che ho cambiato le gomme prima di venire. E si mette l'inseguimento di Luna. Attento, c'è un tornante. Senti come scoppia il Duke. Come scoppia bene. Siamo provincia di Cagliari, eh? Carasau, Carasau. Carasau, Itiau, Rettilione Au. Il riprende con l'arroganza che ci vuole. Aiuto! Guarda le pecorelle con le capre. Senti che odore di proprio di caprone. Mamma che caprone. Che odore di capra. Come certa gente in metropolitana. Mamma mia. Meno male che non la prendo più. Brutti momenti. Soprattutto d'estate. E lo passa? Eccoli, ci siamo fermati in cima al parco eolico di Ierzu. Dove sono le pale? Eccole là. E fa caldino, fa caldino. Molto. Ci siamo fermati a bere. E niente, adesso risaliamo in moto e andiamo verso Ierzu e poi altri paesi che non so perché è un po' stato navigatore, seguimi.